Questo documento indubbiamente ci fa riflettere e io vi anticipo che noi ci asterremo perché è vero che il combinato disposto di questi due decreti potrebbe far pensare male, ma poiché è intenzione di questa amministrazione utilizzare gli strumenti del decreto sicurezza nei limiti e nelle garanzie della Carta Costituzionale a tutela delle fasce più deboli dei clochard e di tutte le persone più fragili, rispettando i diritti di libertà sanciti dalla Costituzione, noi di fatto ci asterremo, così come si sono regolati anche nella città di Torino, dove è stato presentato un documento analogo. Ci tengo a precisare che sì, in effetti determinate cose ci lasciano perplessi, come per esempio l'eliminazione del secondo, cioè il passare da 3 gradi di giudizio a 2 gradi di giudizio e quindi il non poter ricorrere in appello per i migranti che ne fanno richiesta. Però è anche vero che non possiamo noi andare a chiedere questa cosa, ma devono essere le persone che vedono limitati i loro diritti in prima persona oppure le associazioni a cui essi si appoggiano. Non possiamo comunque buttare l'acqua calda col bambino, perché comunque ci sono delle parti di questi decreti, soprattutto di quell'immigrazione, che noi intendiamo utilizzare al meglio, come per esempio quello che prevede dei protocolli d'intesa per l'impiego dei migranti per dei lavori di volontariato che possano favorire al meglio l'integrazione nei luoghi dove essi vengono a risiedere. Quindi pur comprendendo le perplessità e la preoccupazione del proponente di questo documento, noi ci asterremo e quindi non possiamo approvarlo così com'è. Grazie.